La ricetta del giorno, gli gnocchetti di ricotta biologica, serviti con un brodetto di olive d'eccino e polpo. Per prima cosa ho posizionato in un recipiente la ricotta, ho aggiunto il trentingrana grattugiato, il semolino, i tuorli d'uovo, la buccia del limone grattugiata e ho insaporito con del sale e del pepe di macinino. L'ho coperto con della pellicola trasparente e ho fatto riposare in frigorifero per una trentina di minuti. Trascorso il tempo ho creato gli gnocchetti dando una forma rotonda. Ho pelato e tritato l'aglio, l'ho adagiato in un saltiere con un filo di olio extravergine d'oliva. Una volta che è iniziato a prendere un leggero colore, ho aggiunto i pomodorini datterini precedentemente lavati e tagliati a metà. Ho messo all'interno del saltiere le olive d'eccino, il polpo cotto e tagliato a pezzi e il brodetto di pesce, continuando la cottura. Ho cotto gli gnocchi in abbondante acqua salata, una volta venuti a galla li ho lasciati per qualche minuto prima di scolarli delicatamente con una schiumarola. Li ho adagiati in un saltiere con il burro nostrano fuso profumato alla salvia viola. A questo punto ho finito il sugo aggiungendo il prezzemolo tritato, il basilico e un filo di olio crudo. Ho messo sul fondo del piatto il sugo e vi ho adagiato gli gnocchetti spadellati.